Ciao! Allora, oggi per voi, come potete notare, sono struccata, quindi vi farò vedere la mia base estiva. Questa è una base che utilizzo quasi tutti i giorni, però nelle giornate troppo calde mi limito semplicemente ad andare a coprire un po' le occhiaie, i brufoli con il fondotinta o il correttore e vado a dare un po' di colorito alle guance con il blush. Quindi non vado a fare quello che faccio oggi, perché quando fa veramente troppo caldo proprio non ce la faccio ad avere qualcosa sopra la pelle. Allora, come prima cosa io, siccome ora vado ad utilizzare una BB cream, non ho applicato prima la mia crema giornaliera, perché andrò ad utilizzare la BB cream della Garnier e quindi ha già una crema idratante al suo interno. In pratica la BB cream è una crema colorata, quindi ha un po' di colore al suo interno, aiuta ad uniformare un po' l'incarnato, ma come vedrete durante il video, con l'applicazione, la BB cream non mi va a correggere bene, almeno questa non mi va a correggere bene le varie imperfezioni del viso. Infatti poi dopo andrò a fissarla non con una cipria, ma andrò a fissarla con un fondotinta minerale, in modo da andare ancora di più a uniformare ancora meglio l'incarnato. Quindi prendo la mia BB cream, ne metto un pochino sulla mano, prendo la mia spugnetta e inizio ad applicarla su tutto il viso. Non so come mai, ma l'anno scorso questa crema qua mi piaceva molto, questa BB cream qua mi piaceva molto. Quest'anno invece la applico e non si vede. Va leggermente ad uniformare l'incarnato. Infatti le BB cream, insomma, a parte alcune, la maggior parte serve principalmente a questo. Sono delle creme colorate. Non sono dei veri e propri fondotinta. Cerco di picchiettarla nelle zone in cui voglio più coprenza, così non porto via il prodotto ma lo intensifico. Ecco qua, tipo qui, vedete? Adesso prendo il mio correttore e vado a coprire di più le imperfezioni e anche vado nelle occhiaie. Riprendo la spugnetta e tampono. In modo da non far andare via il prodotto e uniformarlo al colore della BB cream che abbiamo messo prima. Naturalmente, se voi non avete tante occhiaie e non avete dei brufoletti, potete anche saltarlo questo passaggio qua. Poi vado a prendere, per fissarlo, vado a prendere invece di una cipria, anche se si potrebbe andare a prendere una cipria dello stesso incarnato, quindi andrebbe ad aggiungere un po' più di colore. Io invece vado a prendere il fondotinta minerale della Neve Cosmetics. Questo qua è ancora quello vecchio, se ve lo faccio magari vedere dal dritto forse ci riuscite a capire qualcosa. È ancora quello vecchio, ancora mi va bene, non mi dà fastidio alla pelle, quindi non vuol dire che, insomma, l'ho conservato bene. Cosa vado a fare? Lo apro, metto il prodotto un po' come faccio con la cipria, metto il prodotto nel tappino. Il colore che uso io è il light neutral. Poi, per essere ancora un po' più leggero, vado a prendere un pennellone bello grosso come questo e lo giro all'interno del prodotto, scarico un pochino l'eccesso e lo vado a passare su tutto il viso. In questo modo andiamo a fissarlo e a dare ancora un po' di più di uniformità a tutto. Prima vado qua e tampono, così si fissa meglio. Anche qua.
Un consiglio che vi posso dare, se utilizzate la cipria, vi consiglio di utilizzarla, di fissare il tutto sempre con un pennello, perché andrete a stendere il prodotto in modo più leggero e quindi darà meno fastidio alla pelle. Poi tutto il resto del viso con movimenti circolari vado a fissare il tutto. Andate ad aggiungere il prodotto finché non vi ritenete soddisfatte. Io personalmente mi trovo davvero molto bene con questo abbinamento, perché trovo che la BB Cream mi lasci la pelle davvero troppo, a parte che non me la uniforma come vorrei, mi lascia la pelle davvero troppo lucida, ed è una cosa che a me non dà fastidio perché mi dà l'idea di sudato. Quindi per forza comunque con una BB Cream, almeno con questa BB Cream, poi io parlo in specifico con questa, quindi per forza, se non, magari non ci metto il fondotinta minerale, ci vado comunque a mettere un po' di cipria per renderla un po' più opaca, per rendere un po' più opaco l'incarnato, perché sennò davvero mi dà troppo fastidio, poi lo sento anche un po' appiccicoso. Invece fissandolo devo dire che l'abbinamento mi piace molto. Poi per la sera, naturalmente, siccome c'è un po' più fresco, perché questo non lo so, se c'è un po' più fresco vado ad utilizzare semplicemente il mio fondotinta, che io sto usando anche un fondotinta molto leggero, che è molto buono, poi magari ve ne parlo sia qui o nel mio blog, che troverete il link del blog nel box informazioni, ed è un fondotinta molto leggero, quindi non dà troppo fastidio. Anche lì non andrò ad utilizzare il piumino, diciamo, che trovo all'interno della cipria per fissarlo, perché sennò andrei ad utilizzare più prodotto e a pressarlo di più, e quindi dà più fastidio sulla pelle, lo senti un po' più pesante, quindi ti dà parecchio fastidio. Ma andrei a fissarlo come ho fatto oggi, con un pennellone. Direi che vi ho fatto vedere qual è la mia routine per la base estiva. Vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Spero vi sia stato utile. Fatemi sapere nei commentini, e un bacio grande e alla prossima!